Lo sparo di batteria sulla torre civica a Lanciano ha aperto come consuetudine la novena in onore della Madonna del Ponte per una edizione del tutto atipica delle feste di settembre che di fatto il sindaco Mario Pupillo ha sospeso con apposita ordinanza. Non è mancato tuttavia il pubblico a testimonianza dell'attaccamento alla tradizione. Sono state modificate in quello che è l'assetto tradizionale perché chiaramente con anche le ultime comunicazione del Ministero della Sanità sull'aumento dei contagi che sono presenti a Lanciano e in tutta Italia, è bene eliminare tutte le situazioni in cui ci siano assembramenti non controllabili e quindi abbiamo fatto delle scelte di spostare i concerti nello stadio dove c'è ovviamente un contingentamento molto più facile e più rispettoso delle norme, e poi faremo dei piccoli interventi sulla città che stiamo preparando in questi giorni e comunicheremo la prossima settimana. Però ecco, oggi questo sparo per l'inizio della novena ci riconcilia ovviamente in un momento difficile e ridiamo a queste feste anche il senso religioso che non deve mancare, perché ecco, i cantanti sono importanti, ma la festa è per la nostra Madonna, e quindi oggi l'abbiamo veramente onorata con questo sparo che aprirà la novena fino all'8 di settembre. Poi speriamo che nei prossimi anni sicuramente torneremo alla normalità, perché queste feste ci mancano in tutti i sensi. Il calendario religioso è esposto all'ingresso della cattedrale. Il momento clou sarà la celebrazione eucaristica in piazza Plebiscito il 16 settembre, presieduta dall'arcivescovo Emidio Cipollone.